Ti ripete sempre una cosa di corretto? Nessuno. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere dietro. La storia della casa del Currivo nasce negli anni 50, dove i cittadini iniziavano a edificare le proprie case e innalzarle. Per allargare le proprie case si doveva chiedere il permesso ai propri vicini. Così questo proprietario chiese il permesso al vicino, che tra l'altro era il cognato, e gli chiese se poteva alzare di due piani la casa e di dividerla in modo che il primo piano lo prendeva il vicino, il cognato, e l'altro piano lo prendeva lui. Ma il cognato gli disse di no, e quindi il proprietario si lamentò al comune dicendo se poteva edificare e innalzare la propria casa. Quindi lui ugualmente decise di innalzarla e per ripicca dipinse il muro di nero per ostruirgli la vista. Infatti adesso comunque non è ovviamente abitabile, quindi serve solo da balcone panoramico. Ma neanche prima forse era abitabile. No. Il piano terra. Il piano terra che è con cacche e vede di campo in arrivo. Dante, ma vedi che propicche fanno. Respira ciò, è morto. Ah,